una registrazione più veloce rispetto alla scorsa settimana e già domani penso di mettere tutto appena pronta. Grazie. Trovo bene, adesso si ritrova a stimare. Che dite? Io direi di iniziare, ormai sono passato qualche minuto, già dovrò tagliare tutta questa parpardella che invece mi rimarrà registrata su Instagram, quindi poi magari andrò, cercherò di andare a mettere un video tagliato in qualche modo. Intanto mercoledì abbiamo un appuntamento con Chiara che ci spiegherà tutto questo. Ok, ah non si sì, bene. Quindi ho due follower questa sera che sono va bene ragazzi, io direi di iniziare. Bene, intanto mi presento per chi ancora non mi conosce. Io sono Alessandra, sono un personal trainer, sono un istruttore di fit walking e anche fit walking cross. Sono tecnico FIDAL e vicepresidente della Fit Walking La Granda, la SD, che ospita questo progetto nuovo che sta partendo, come tanti altri progetti che in questi anni hanno avuto successo nella nostra provincia, ma non solo. All'interno appunto della Fit Walking La Grande abbiamo la possibilità di sviluppare corsi base per imparare la tecnica della velocità e la tecnica del fit walking. Preparare delle maratone, facciamo attività parallele legate al benessere, tra cui in questo periodo è nato questo nuovo progetto che è il progetto della mappa. E qui su Instagram c'è questa pagina dalla quale si trasmette stasera la mappa 2021, su Facebook la mappa, ci trovate facilmente. In cosa consiste? Non voglio entrare molto nei dettagli, semplicemente perché abbiamo già fatto dei video, quindi li trovate sulla pagina, potete tranquillamente andare a vederveli, magari riesco nella registrazione ad andarveli proprio a inserire in modo che andiate direttamente col link a visualizzare anche che cos'è effettivamente il progetto della mappa. Però per darvi un'idea vi elenco quelli che sono i quattro pilastri sui quali si basa questo progetto, che sono la motivazione, consapevolezza e obiettivi, nutrizione, secondo pilastro, terzo pilastro, fitness e tonificazione, e quarto pilastro, integrazione e anti-age, integrazione sportiva, eccetera. Bene, ma andiamo ad addentrarci in quello che è il nostro argomento della serata, in questo secondo appuntamento con Smart Wellness 15, 15 minuti di informazione, suddivisi in fitness o camminata, sport, qui 5 minuti invece legati più alla nutrizione, 5 più all'integrazione. L'altra volta ci eravamo lasciati sul discorso della camminata, e dicendo appunto che alla base del camminare c'è un gesto naturale. Ma se viene fatto questo gesto per più tempo, per più ore e anche sotto sforzo, diventa un'attività ad alto consumo energetico. E ci addentriamo proprio questa sera nell'argomento della camminata in montagna, in salita, in collina, dove comunque mettiamo il corpo e il fisico sotto sforzo. Può essere fatta da chiunque, ovviamente, anche per chi è in sovrappeso. L'unica raccomandazione è quella di andare per gradi, sia per quanto riguarda il sovrappeso, e sia, scusate, sia per quanto riguarda la velocità, soprattutto se siamo in sovrappeso, e sia per quanto riguarda l'altitudine, per chi soffre magari di pressione bassa e o alta, eccetera. Quindi questo per dare proprio tempo al corpo di abituarsi alla nuova realtà che stiamo affrontando nel metterci in movimento verso l'altitudine e sotto sforzo. Camminare in montagna ha sicuramente dei vantaggi perché va a bruciare i grassi, più che non fare del jogging leggero, quindi in città, o fare una camminata, una passeggiata appunto tranquilla in città, dove andiamo a consumare più velocemente quello che è il discorso dell'energia che è prodotta dai carboidrati e dagli zuccheri che abbiamo assimilato prima di andare a fare l'attività.
Di questo ci addentreremo sicuramente come argomento nella mappa, sicuramente andremo ad approfondirlo questo aspetto dei carboidrati, delle assunzioni prima e dopo l'attività sportiva. La camminata in montagna, quindi torniamo all'argomento, è ottima, dicevamo, per eliminare quegli accumuli di adiposi perché sfrutta le riserve di grasso, no? Tonifica glutei e gambe. Per quanto riguarda anche l'apparato respiratorio cardiovascolare, cardiocircolatorio, è molto importante in quanto intanto beneficio per quanto riguarda il cardiovascolare anche dell'area di montagna. Previene tantissime malattie, anche qui ne elenco alcune, ma ce ne sono veramente diverse, è veramente un'ottima possibilità per stare in salute, come l'ictus, gli infarti, le ischemie, eccetera. Quindi durante una camminata in montagna bisogna tenere sotto controllo quella che è la respirazione, adattare il passo al tipo di terreno, il tipo anche di corporatura che abbiamo, e se non siamo ancora molto abituati, è importante andare a lavorare con i bastoncini da trekking. Noi li utilizziamo nel field walking per fare il cross, quindi in montagna, generalmente utili per sostenere il corpo, soprattutto nella discesa o dove non ci sia ancora una massa muscolare sviluppata, in particolare il nostro mitico quadricipite o il bicipite femorale, che non abbiamo magari molto sviluppato prima di procedere alla camminata in montagna, di conseguenza in discesa abbiamo un supporto non adeguato e quindi rischiamo di andare a eccedere sulle articolazioni. E di conseguenza è molto utile utilizzare in questo caso i bastoncini di sostegno. Questo per dire, per entrare anche nell'argomento che andremo sicuramente anche questo ad approfondire in un secondo momento, che è opportuno allenarsi per preparare il corpo sia di fiato ma anche per lo sforzo, quindi avere anche un giusto supporto della muscolatura. Trucchi, avevamo detto che oggi avremmo dato qualche piccolo trucco su come prepararsi all'escursione in montagna. In realtà sono trucchetti che sono utilissimi per tutto quello che è il benessere della persona. Sostanzialmente questi trucchetti serve farli quotidianamente anche per andare a perdere quei chiletti, per aiutare magari a supporto di una dieta ipocalorica o comunque per stare meglio, per migliorare il fiato, per migliorare appunto la muscolatura o magari per andare a muoverci là dove siamo magari tutto il giorno sul computer, sul PC, facciamo lavori sedentari e quindi rischiamo veramente. Anche solo facendo dei lavori domestici, alzando per esempio la bacinella con la roba per stendere, di andarci a incricare la schiena perché semplicemente siamo tutto il giorno seduti e non andiamo a sviluppare la muscolatura e anche i movimenti quando li facciamo andiamo veramente a crearci dei danni. E questi piccoli trucchetti sono semplicemente camminare il più possibile, quindi anche quando andiamo a lavorare cercare di mettere la macchina il più lontano possibile dal posto in cui lavoriamo, così camminiamo, facciamo due passi, respiriamo, sperando di non andare a lavorare in centri molto carichi di smog. E poi chiedo scusa, vediamo un po' qui che chiede anche di partecipare. Io sono un po' ancora non ben inquadrata su Instagram, ma ce la faremo. E quindi dicevo, la macchina la mettiamo lontana e poi camminiamo, facciamo più possibile le scale senza prendere gli ascensori. Sono proprio semplici consigli banalissimi che però se adottiamo quotidianamente riusciamo veramente a risolvere piccole problematiche o evitare infortuni. Quindi spostarci a piedi il più possibile e camminare. Tanto più in un momento come questo, dove siamo tanto a casa, cerchiamo di sfruttare anche solo il giro dell'isolato per prendere una boccata d'aria, per far muovere le gambe, sgranchirci quando siamo in ufficio, magari fare il giro della scrivania, alzarci, qualche piccolo esercizio di stretching. In questo periodo mi stanno chiedendo tanti perché tanti sono arrivati ad avere problematiche lombari e dorsali e quindi esercizi proprio per la parte lombare. Bastano quei 5 minuti anche la mattina con
due o tre esercizi che andiamo a fare di allungamento della muscolatura, di conseguenza risolviamo tante problematiche, eventuali danni che ci possiamo creare nello stare sempre seduti. Bene, sicuramente chi fa parte, che appunto appoggia e viene supportato nel progetto della mappa, avrà tutte le indicazioni anche per un lavoro più specifico e personale, però anche per chi fosse interessato, basta che me lo chiediate, magari mi mettete o me lo chiedete adesso oppure dopo la registrazione vi metto il link dove potete magari farmi delle domande o chiedermelo, vi mando volentieri la scheda PDF già pronto con alcuni esercizietti da fare durante le mattinate prima di andare al lavoro o mentre siamo al lavoro, se abbiamo 5 minuti di tempo, che potete farvi proprio per evitare dolori alla schiena in particolar modo. Quindi chiedete pure. E intanto passiamo a quello che è l'argomento dell'alimentazione, quindi della nutrizione. Quando andiamo a fare una camminata un po' più impegnativa in montagna piuttosto che in collina dove ci sono salite, ovviamente occorre alimentarci in un certo modo. Nello stesso tempo dobbiamo rimanere leggeri. Mi capita spesso di avere allievi, soprattutto alle prime armi, che arrivano per fare una camminata anche in pianura, però dobbiamo magari mettere tecnica, andare un pochino più veloci, ne arrivano con una banana che rimane bella sullo stomaco, oppure un panino appena mangiato. Quindi appena andiamo a mettere velocità, ovviamente che tutto viene su. È importante sì andare a nutrirci, soprattutto quando vogliamo fare una bella gita in montagna, ma tenerci nello stesso tempo leggeri. Quali sono i cibi che maggiormente possono esserci utili? Sicuramente cereali, meglio se sono integrali, frutta secca e disidratata, cioccolato fondente, frutta e verdure fresche, barrette energetiche, di cui magari ci addentriamo un attimino mentre parliamo dell'integrazione. Quindi, prima di una lunga camminata è consigliato fare una colazione che fornisca liquidi, in particolare liquidi perché andremo sicuramente a perderli durante la camminata col sudore, e anche calorie, senza però, come dicevamo, appesantirci. In questo caso, siccome andremo a fare sforzi, i carboidrati sono molto utili, proprio per mantenere poi l'indice glicemico stabile. Nello stesso tempo, bisogna fare attenzione a non assumere troppi zuccheri. Bisogna fare differenza tra zuccheri e carboidrati complessi. Carboidrati complessi ci danno sì l'energia, ma prolungata nel tempo, mentre lo zucchero energie immediate, poi abbiamo dei cali, quindi creiamo proprio dei picchi glicemici che ci fanno poi andare in sotto sforzo e quindi magari ci dobbiamo fermare, magari dobbiamo andare a recuperare energia. Quindi è consigliabile mangiare alimenti ricchi di zuccheri, sì, ma abbinati a fibre e a liquidi. Un altro consiglio da dare è mangiare un po' meno e più frequentemente, quindi sempre per il motivo di dare energia distribuita nel tempo e costante, però nello stesso tempo mantenere l'intestino anche leggero e libero. Poi, se qualcuno avesse interesse anche su questo argomento, andremo a approfondire sicuramente anche nei prossimi giorni sulla mappa, anche nel gruppo di chi già fa parte, che ha già il suo programma, diciamo, personale. Altra cosa importantissima è l'idratazione. Quindi durante la camminata è fondamentale andare a bere molto, soprattutto se siamo sotto sforzo, mi raccomando, mai aspettare di avere sete, perché lì vuol dire già che siamo un pochino in ritardo, siamo già in disidratazione. È importante, soprattutto quando siamo sotto sforzo, non arrivare a quel livello. Si consiglia, io consiglio sempre di bere almeno ogni mezz'ora, diciamo, poi dipende dal tipo di allenamento che andremo a fare. Durante la sudorazione ovviamente non perdiamo solo l'acqua, ma andiamo a perdere anche i sali minerali ed è per questo che è importante sempre avere a disposizione anche una soluzione di sali minerali per andare a recuperare quello che perdiamo. In particolar modo d'estate, ma se facciamo dei lavori molto intensi anche d'inverno, è consigliabile avere sempre con sé anche una soluzione, appunto, di un integratore, appunto, di sali minerali. A proposito di integrazione, io tornerei, questa sera non parlerei di sali minerali, anche se presta bene, ma gli argomenti sono veramente tantissimi e dobbiamo stringere.
Parlerei proprio delle barrette energetiche per darmi anche un'idea di che cosa servono. A volte sono molto criticate, altre volte se ne fa un uso eccessivo, però le barrette energetiche sono un'ottima soluzione ai nostri giorni, visto che le abbiamo a disposizione, si possono utilizzare, sono molto versatili e oltretutto sono una soluzione molto interessante, bisogna solo fare una distinzione. Allora, sono comode, intanto pronte all'uso, le hai subito a disposizione, aiutano a raggiungere il fabbisogno calorico, se le conosciamo bene, e sono anche facilmente digeribili, quindi entrano anche subito nel sangue, ci danno subito l'energia di cui abbiamo bisogno. Hanno la funzione principale di portare energia al corpo, per questo sono utilizzate tantissimo nell'ambito sportivo. Io le consiglio soprattutto nel pre-workout e anche nel post-workout, a seconda del tipo di barretta che andiamo a utilizzare. Le barrette energetiche sono, diciamo, una fonte multipla di carboidrati e hanno anche un diverso indice glicemico, quindi bisogna un attimino andarle a vedere. Oggi non possiamo farlo, però anche questo è un argomento che può essere molto interessante. È possibile infatti ottenere, diciamo, un ripristino glicemico rapido e continuo grazie alla natura dei glucidi che sono contenute nelle varie barrette. Non bisogna solo confondere le barrette energetiche con quelle proteiche. Sul mercato veramente ci sono tantissime energetiche, proteiche un pochino meno. E le prime hanno lo scopo di integrare, diciamo, l'alimentazione di una persona, quindi, come abbiamo detto, servono a soddisfare quello che è il fabbisogno calorico e sono comode, ma altamente digeribili per qualsiasi evenienza. Le seconde, quelle proteiche, generalmente vengono utilizzate soprattutto perché sono ricche anche di amminoacidi, per chi si sta allenando e anche con lo scopo di aumentare i muscoli, in particolare molto utili nel post-workout, quindi dopo che abbiamo fatto l'attività fisica, per evitare che il muscolo che ha lavorato e si deve ricostruire vada a prendere quello che gli serve, cioè proteine, perché è fatto di proteine, quindi lui mangia anche proteine, vada a prendere le proteine dalla muscolatura presente, quindi succede l'effetto del catabolismo. Non mi addentro molto, ma vi lancio solo la curiosità, catabolismo è che si automangia e quindi non tonifichiamo mai, è importante andare subito a assumere una fonte proteica. In questo caso le proteine, diciamo le barrette proteiche, sono molto utili. Lancerei, visto che non ho mai fatto, ma stasera potrebbe essere molto interessante parlare, e così do anche un po' di soddisfazione allo sponsor che sta seguendo il progetto, la mappa che è Herbalife Nutrition, che ci permette appunto di dare un servizio di un anno alle persone a soli 20 euro per l'iscrizione alla Fit Walking alla Grande, quindi all'associazione sportiva che ci segue per quel che riguarda anche le assicurazioni, eccetera. Ci permette di avere a disposizione professionisti per un anno intero, di essere seguiti personalmente sui nostri obiettivi. Lancio diciamo una proposta a suo favore. E quindi la barretta, vi do qualche indicazione su quella che è proprio la barretta Herbalife, che è un buon compromesso, ne ho viste tante sul mercato, perché ha la caratteristica di essere sia proteica e quindi ha un apporto proteico importante, 10 grammi subito, ma nello stesso tempo è ricca di vitamina B, B6 e B12 e quindi anche di carboidrati. Quindi assorbe sia per quanto riguarda il discorso pre-workout, quindi andiamo a lavorare ma siamo nutriti con il contenuto di zucchero importante che ci è utile per l'allenamento, sono 140-139 calorie, ma nello stesso tempo poi mantiene la muscolatura, quindi evita quel discorso di cui vi dicevo prima, legato appunto al catabolismo. Di questo però andremo a approfondire sicuramente nei vari gruppi di lavoro. Per stasera direi che è tutto. Spero di essere stata chiara, nonostante l'emozione, perché queste dirette sono sempre molto emozionanti e anche preoccupanti, perché hai comunque a che fare con le persone e vorresti sempre essere al meglio e dare al meglio. Spero di essere stata chiara e soprattutto di avervi incuriosito su alcuni aspetti che potete andare tranquillamente a vedervi, diciamo, anche online, a farvi delle vostre ricerche personali, ma
ma potete anche eventualmente chiedermi. Adesso vi metterò poi nella registrazione dove potete mandarmi messaggi, ma comunque anche direttamente qui sulla mappa. Io rispondo ben volentieri. Vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione. Saluto tutti. Chiarissima, grazie. Grazie mille. Vediamo un po' chi c'è ancora. Claudia, grazie mille anche a te. Massimo, grazie, grazie mille. Vi saluto tutti. Ferrero, Matti, un saluto e ci vediamo prossimamente anche su YouTube. Andate a vedere il canale di YouTube del Fitness Sportivo. Ciao a tutti, arrivederci.